sostanzialmente, se non c'è un accordo fra chi tiene le redini della politica della Russia e tiene le redini della politica dell'Ucraina, la pace non viene. Dall'Europa alla guerra in Ucraina fino ad arrivare all'attuale situazione politica in Italia, soffermandosi sulla Puglia, sono stati molteplici i temi affrontati dall'ex presidente della Commissione europea e due volte presidente del Consiglio Romano Prodi nel corso della presentazione all'interno della libreria La Terza del suo libro Strana vita la mia col giornalista Marco Ascione, edito da Solferino. Prodi mette nero su bianco anche alcuni dei tanti lunghissimi colloqui con Putin quando era presidente della Commissione europea, come quello a Bari, in occasione del vertice italo-russo del 2007. Ricordo, ha raccontato, che Putin si sdraiò sulla tomba di San Nicola e la baciò. Non so se ci fosse qualcosa di politico in quel gesto, ho proseguito, ma un problema serio è proprio il rapporto tra la Chiesa ortodossa e gli stati. Nel suo tour pugliese l'ex presidente del Consiglio ha fatto tappa anche a Bari e ha dialogato con Alessandro La Terza, raccontando aneddoti e ripercorrendo i principali avvenimenti della nostra storia e non solo. Prodi si è soffermato anche sulla crisi energetica e sulla possibilità che la Puglia possa diventare una risorsa per il paese per superarla. La Puglia deve fare il suo dovere e ci guadagna anche. Il problema è, attenzione, che queste cose sono lente, cioè non è che qui si dice ma risolviamo il problema energetico domani, no, bisogna cominciare subito a investire, a fare programmi per il futuro, però il nostro problema è passare i mesi che ci stanno davanti, ecco, quindi ottima ogni iniziativa, la Puglia ha tutte le caratteristiche per essere all'avanguardia di questo, però bisogna cominciare subito. E i frutti ci vuole un paio d'anni almeno, tre forse è più giusto. Guardi, ho fatto una lotta per il TAP perché sapevo che non faceva nessun danno. Pensate se non ci fosse il TAP oggi e nessuno sa dove arriva perché era un tubo, no? Ecco, queste sono lotte ambientalistiche sbagliate, poi ci sono quelle giuste e in questo senso è chiaro che lo sviluppo delle energie alternative deve essere fortissimo, però non facciamo l'errore che abbiamo fatto in passato, bellissimi i solari, poi compriamo il 96% di tutte le attrezzature dalla Cina, beh allora dico ragazzi se continuiamo così la gente ci viene dietro coi forconi. Cioè l'ambientalismo deve essere un ambientalismo proiettato in avanti.